Eh sì, ci colleghiamo da San Siro perché l'Inter si è portata in vantaggio al 18° minuto nella prima vera incursione e il gol è di Alexis Sanchez, forse il giocatore più atteso di questa partita, schierato da Simone Inzaghi dal primo minuto su un assist di Frattesi a seguire. Il cileno ha segnato il gol che consente all'Inter di condurre sul Salisburgo per una rete a zero. Questa è la situazione, chiediamo scusa, entriamo in collegamento adesso per problemi più che tecnici, logistici. Siamo adesso in collegamento e quindi mi affido allo studio Nico Forlenza. Bene, allora. E allora siamo a 19 minuti e 40, l'Inter è in vantaggio sul Salisburgo per una rete a zero in questa terza partita del gruppo D di Champions League. La prima vera azione dell'Inter ha visto il gol messo a segno da Alexis Sanchez. Inter che aveva rischiato con il Salisburgo due incursioni insidiose, la prima di Pavlovic al terzo e poi all'ottavo minuto con un tiro che è terminato di poco a lato. Nella prima Sommer si è ben disimpegnato, poi l'Inter è andata in avvantaggio con il gol di Sanchez. Allora andiamo con le formazioni, visto che non abbiamo avuto modo di darle, chi era all'ascolto su Radio 1 Sport le ha sentite, perché ovviamente eravamo qui in postazione. E quindi 3-5-2 per l'Inter di Simone Inzaghi: Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Carlos Augusto a centrocampo, Sanchez e Lautaro Martinez davanti. La replica del capitano della formazione austriaca. Attenzione, ancora Salisburgo in avanti, c'è un aggancio, c'è un inserimento pericoloso, il tiro gol, pareggio del Salisburgo, fiammata del Salisburgo all'undicesimo minuto, il pareggio del Salisburgo, azione lineare, la conclusione è stata operata, se non ho visto male, da Gluck, confermo, Oscar Gluck, giocatore israeliano che ha portato la situazione in parità. Sembrava una partita tranquilla, azione del Salisburgo, palla al limite dell'area, una sponda di testa, il tentativo di Simic di proteggere il pallone, l'inserimento di Gluck che di prima intenzione ha calciato con il destro mettendo il pallone in un angolo dove Sommer non poteva arrivarci. Tutto da rifare per l'Inter. Al 12° minuto si è tornati in parità dopo un'azione di Simic, l'inserimento di Gluck, il pareggio del Salisburgo, direi non del tutto meritato, ma questo è il calcio. 13 minuti, Inter 1 Salisburgo 1, ha pareggiato Gluck. Andiamo a Brescia. Çalhanoğlu per Bastoni, Bastoni che va a mettere il pallone al centro, ancora il pallone in area di rigore, va a terra un giocatore dell'Inter, le proteste, si prosegue, l'arbitro ha dato rigore, l'arbitro ha dato rigore, attenzione, calcio di rigore per l'Inter. E sì, mi sembra un contatto duro ai danni di Frattesi che come sempre si è inserito, Pavlovic l'ha toccato chiaramente. Adesso ci sarà un consulto VAR dove ci sono i colleghi francesi dell'arbitro François Le Texier, Jérôme Brissard, Benoît Milot. Vabbè, è sembrato a velocità normale abbastanza netto l'intervento di Plavovic dai danni di Frattesi, che adesso si rialza, in pratica un intervento in chiusura. Tra l'altro il fallo è probabilmente del difensore Solé e quindi poi Pavlovic frana su Frattesi. Io ritengo che il rigore sia sacrosanto, ci sarà ovviamente un consulto al VAR, ma assolutamente ingenuo il Salisburgo. Lo abbiamo detto, è una squadra che è sicuramente interessante, fa la Champions League da diverse stagioni, tanti giovani, un'accademia alle spalle, però ingenuità, e questo era un pallone che sembrava difficile da gestire per Frattesi, seppur nel cuore dell'area di rigore, però in condizioni di equilibrio assolutamente difficili. E poi c'è stato l'intervento falloso e quindi il calcio di rigore che viene confermato, e quindi ci sarà il tiro con Lautaro che va a farsi dare la pallone da Schlager, il portiere che non glielo dà, c'è un battibecco tra i due, c'è anche Çalhanoğlu che ha tirato il rigore del 3-0 sabato scorso a Torino, però Lautaro era uscito. Vediamo su chi cadrà la scelta, sono ovviamente due ottimi rigoristi, Schlager è andato un po' a innervosire Lautaro Martinez, il pallone viene posizionato sul dischetto, possibilità quindi per l'Inter di riportarsi avanti dopo 7 minuti del gol del pareggio messo a segno da Gluck. Si accendono gli smartphone in tribuna per immortalare, e c'è Çalhanoğlu alla fine che la vince. Lautaro lascia che a tirare sia il giocatore turco, che tra l'altro a Torino ha tirato una mazzata imprendibile per Milinkovic-Savic. Eravamo però al 94° con l'Inter già avanti per 2-0, grande tranquillità, porta la nostra sinistra, tutto sembra pronto, partirà con il destro il giocatore turco Hakan Çalhanoğlu.
Çalhanoğlu, di fronte a sé Alexander Schlager, uno dei più esperti del Salisburgo. La rincorsa non è particolarmente ampia, il fischio dell'arbitro, parte Çalhanoğlu e segna, spiazzando il portiere che vola a sinistra, ma la palla va tutta a destra, addirittura a fil di palo. Si riporta avanti l'Inter, importantissimo questo gol, perché il Salisburgo, in un momento in cui l'Inter rischiava poco nulla, si era portata in parità con Gluck. 8 minuti dopo, ristabilite le distanze, Inter 2, Salisburgo 1, il rigore di Çalhanoğlu. Siamo adesso a 18:30 e possiamo tornare sui campi di B. Brescia, Darmian, ancora per Thuram, la sponda per ancora l'Inter in avanti, Lautaro Martinez, terzo gol, e ovviamente lui nel tabellino. C'è sempre azione velocissima di Thuram, proseguita da Frattesi e rifinita da Lautaro Martinez. Qualche protesta da parte dei giocatori del Salisburgo per la posizione del capitano interista, che comunque va a esultare. L'arbitro ha dato un'occhiata al suo secondo assistente, a Rachmouni, che non ha segnalato nulla. Vedremo se ci sarà un intervento VAR, ma mi pare che l'azione dell'Inter sia stata perfetta nella sua linearità, iniziata da Thuram, proseguita da Frattesi e conclusa eccezionalmente da Lautaro Martinez sul pallone che viene lanciato. Beh, a dire la verità, qualche dubbio sulla posizione di Frattesi in realtà c'è, vedremo se il VAR interverrà con il fuorigioco semi-automatico. La decisione è abbastanza immediata e quindi l'arbitro sta attendendo che dal VAR Brissard e Emilio vanno a verificare la posizione. Mi è parso che sul passaggio Thuram forse Frattesi fosse in posizione regolare, e infatti è fuori gioco. Si resta sul 2-1, tanto tuono per nulla. Inter 2, Salisburgo 1, il gol di Lautaro Martinez è stato annullato, direi giustamente. L'arbitro, anzi Simone Zaghi, richiama Klassen che stava entrando in campo. Ancora il pallone calciato dal Salisburgo, la sponda di testa, l'uscita di Carlos Augusto, ma recupera ancora il Salisburgo e si riparte ancora dalla linea centrale del campo. Non c'è nessun giocatore che sta rispettando i ruoli, sono tutti in avanti. Ancora il Salisburgo che tiene il pallone, chiusura di Carlos Augusto, non esce, chiedono un fallo di mano quelli dell'Inter, non c'è secondo l'arbitro, e quindi ancora il Salisburgo che va in possesso palla, prova la conclusione che è deviata, rimane lì ancora Salisburgo, quasi al limite dell'area di rigore, non filtra per l'intervento di Darmian, che si va a guadagnare anche tra il boato del pubblico un preziosissimo fallo laterale, che significa secondi che scorrono sul cronometro, che adesso ci dice 94:50 secondi, quindi 1:10 alla termine. Ma qui il Salisburgo è andato morbido su un pallone che poteva essere insidioso e che non è stato calciato in porta da Forzon, e quindi c'è la rimessa con le mani per l'Inter. Guardate e sentite quanti secondi si perdono per la rimessa con le mani, guadagna anche qualche metro per la verità Darmian, la palla era uscita direi una quindicina di metri più dietro, però si batte il Salisburgo, ovviamente non chiede di perdere ulteriore tempo. Vediamo se ci sarà l'opportunità per un'altra azione, ci prova l'Inter, tiro da fuori, ci ha provato a segnare il gol dai 45 metri a Aslani con una conclusione con il portiere fuori dai pali, non è centrato lo specchio della porta e quindi può risalire il Salisburgo con questo pallone in avanti, la chiusura di Bastoni che la svirgola in avanti, il pallone che viene messo in fallo laterale, la rimessa e quindi il pallone che viene ancora calciato in avanti, il tocco all'indietro sempre per il Salisburgo, ultimi secondi, 15 al nostro cronometro alla termine, ultimo assalto da parte del Salisburgo, c'è anche un altro pallone in campo per una zona in cui non si vede, conclusione sporca, palla che sta per uscire, esce in questo momento, c'erano due palloni in campo ma l'arbitro ha fischiato un gioco pericoloso sulla rovesciata di Pavlovic, e adesso siamo oltre il 95esimo minuto, i tifosi saltano, quelli dell'Inter poco fa fiaccolata in stile moderno con gli smartphone tutti accesi, si muove anche la nostra postazione qui a San Siro. 95 minuti, Inter 2 Salisburgo 1, e c'è il fischio finale dell'arbitro che sancisce la vittoria dell'Inter sul Salisburgo e l'arrivo a 7 punti dell'Inter, che al momento stacca la Real Sociedad, che alle 21 sarà impegnata allo stadio del Luce di Lisbona contro il Benfica. Passo importantissimo per l'Inter che mantiene, come si dice una volta, la media inglese, ossia vittoria in casa e pareggio in trasferta, una vittoria di misura.